Ciao bambini, io mi chiamo Lazar Lugic, sono giocatore del basket in Pizzighettone. Oggi ho un compito importante per voi e i vostri genitori. Tutto quello che voi bambini dovete fare è indossare una maglietta del basket in Pizzighettone, scegliere uno degli esercizi che ha mandato tutto lo staff mini basket. Dovete scegliere soltanto un esercizio e farlo alla massima perfezione. Compito per i genitori invece è di filmare il vostro bambino, prendere quel video, mandarlo al proprio istruttore, quindi dovete mandare i video agli istruttori dei vostri bambini, dopodiché fra un paio di giorni io e tutto lo staff tecnico sceglierà 10 video più belli da mettere sulla pagina ufficiale del Basket Team Pizzighettone. Quindi se siete del Basket Team Pizzighettone o le amiche società, Soresina, tutti noi tutti voi che mi conoscete, che volete fare un video, fate il video, io aspetto tutti i vostri video, voglio vedervi tutti e se volete essere pubblicati sulla pagina ufficiale del Basket Team dovete fare l'esercizio alla perfezione. Intanto restate a casa, allenatevi a casa, facciamo vedere che noi non ci fermiamo con gli allenamenti. Proteggetevi dal coronavirus e spero di vedervi prima possibile appena passa tutto questo brutto periodo. Buona giornata, mandatemi video, aspetto tutti i vostri esercizi. Ciao! Ciao bimbi, oggi vi spiego come si fa a giocare alla Casa dei Fantasmi, però prima un paio di raccomandazioni. Anzitutto, servono delle calze antiscivolo per giocare, poi una palla di spugna, fa niente se è mangiata dal nostro cane, e poi abbiamo i cuscini che devono essere non troppo alti perché dobbiamo saltarci sopra e quindi non dobbiamo assolutamente farci male a scivolare. E poi un asciugamano da mettere sotto i cuscini. Così la mamma è contenta che non deve pulire i cuscini. Adesso vi faccio vedere come si gioca. Si parte dal primo cuscino, ok? Dobbiamo attraversare tutte le mattonelle e arrivare fino al canestro. L'importante è quello di non cadere perché altrimenti veniamo risucchiati dai fantasmi. Ciao bambini, oggi facciamo un gioco semplicissimo, basta una palla e un canestro. Se non avete il canestro lo possiamo fare con qualsiasi altra cosa, un sacchetto, un cestino, una pentola, quello che volete, proviamo a fare il canestro in tutti i modi possibili. Dal più facile come questo, un pochino più difficile da lontano. Provo a sedermi, quasi. Poi attenzione, sempre più difficile con la sponda. Quasi, e per concludere all'indietro. Wow, provateci voi, ci vediamo presto. Ciao ciao! Ciao a tutto il mondo Pizzi Basket e soprattutto ai bimbi e ai genitori che frequentano i centri di Maleo e Cavacurta. Vi presento il mio gioco. Avete bisogno di una palla di qualsiasi tipo, questa è di spugna, di un tavolo sgombro da qualsiasi oggetto sopra, dalle sedie, e ovviamente dal consenso dei genitori. Se promettete di non far rumore, di non rompere niente, secondo me ve lo daranno. Il gioco consiste nel... Ah beh, se ce l'avete anche di un assistente, eh? In questo gioco la regola principale è che non potete toccare il tavolo, né con le mani né con i piedi, nessuna sua parte. Dovete lanciare il pallone, farlo rotolare e poi, bravo assistente, fermo lì, fallo fare a papà un attimo, vieni con me Guido, corri, 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 bravo. Fare ro non lanciare, rotolare il pallone e prenderlo mentre è in volo. Quindi tra il tavolo e il pavimento. Se ci riuscite fate 3 punti. Se non ce la fate avete a disposizione un rimbalzo per prenderlo. In quel caso però fareste un punto solo. Più di un rimbalzo, mi dispiace, ma 0 e va rifatto. Se riuscite a fare 6 punti, passate al livello successivo. Guido, facciamo vedere. Ci sei? Fa papà. Il primo livello ve l'ho già fatto vedere. Il secondo livello. Rotolate, giro su me stesso e lo prendo prima che caschi. 3 punti. Il terzo livello è un po' più difficile. Ci provo, papà. Pronto? Scusa, Guido. Aspetta. Vediamo. Bisogna passare subito. No! 0 punti.
E poi se ce la fate, potete potete strisciare così o fare il passo del giaguaro e andare così e prenderlo. Ma se toccate il tavolo, 0 punti, se no la mamma e il papà si arrabbiano. Ciao a tutti, spero di vedervi presto in palestra. Ciao, saluta Guido. Ciao. Ciao bambini, vi propongo il gioco del circo. Dalla Pettolaus è tutto, ci vediamo prestissimo in palestra. Ciao! Ciao bambini, questo gioco è semplicissimo. Occorre solo una pallina e bisogna saltare da una mattonella all'altra. Continuate a cambiare mano. Occhio a non toccare le fughe del pavimento. Ciao bambini, per questo gioco vi servirà un foglio di carta, un po' di creatività e magari l'aiuto di un genitore. Allora, tagliate 3 strisce da questo foglio di carta. Prendete le prime 2 e unitele con dello scotch o una pinzatrice. Dopodiché misurate la vostra testa, prendete il punto e attaccate le restanti 2 parti per formare un cerchio. Dopo prendete la 3ª striscia e formate un 8. Attaccate anche questa sempre con del nastro adesivo o una pinzatrice. E col resto del foglio di carta lo accartocciate e fate una pallina. E il gioco è fatto. Vi mettete il vostro canestro in testa e l'altro a un avversario che può essere un fratellino, una mamma o un papà. 2 palline e si può iniziare a giocare. Quasi. Ciao bimbi, benvenuti a casa mia e questo è il mio gioco, si chiama tiro alla pentola e dopo a camicia. Vi presento la mia assistente. Ciao. Innanzitutto vi servono o una palla di spugna classica che si trovano o una palla di carta, la fate voi con un po' di scotch. E soprattutto 3 pentole da mettere una davanti all'altra che dovrete farvi dare da vostra mamma. Questo gioco potete sfidare vostri fratelli, sorelle, mamma e papà. 3 pentole, dicevo, nella prima pentola si fa canestro da sdraiati. Nella seconda pentola si fa canestro in ginocchio. Non è mai successo. 3ª pentola si fa canestro da seduto. Valido, se fate il canestro da seduto, ultimo tiro nel canestro. Visto? Cosa? Non avete il canestro? Allora guardatevi come fa a farlo la Francesca. Ciao a tutti! Ciao bambini! Oggi vi mostrerò come costruire un bellissimo canestro per allenarvi anche stando in casa. Ci serviranno delle buste e reti di patate, un anello di una tortiera da rubare rigorosamente alla mamma, dello scotch possibilmente di carta, pennarelli neri e matita, righello e forbici dalla punta arrotondata, un bel pezzo lungo di spago e una grossissima scatola di scarpe oppure un cartoncino molto resistente e ovviamente una palla per poi poter giocare. Siete pronti? Iniziamo! Prendiamo quindi la nostra scatola, teniamo il coperchio e iniziamo prendendo le forbici e iniziamo a tagliare 3 dei 4 lati. 1 e 2 e anche il 3º. Ecco fatto. Adesso su qua disegneremo il nostro tabellone a vostro piacimento. Ricordatevi,
una riga esterna e una più piccolina. Ecco fatto, una volta che abbiamo finito lo mettiamo da parte e ci preoccuperemo ora di costruire la nostra retina. Dobbiamo quindi tagliare la parte della rete da queste buste delle patate. Quindi ci mettiamo e tagliamo tutto. Ok, ora che abbiamo tagliato tutta la retina delle nostre patate, prendiamo di nuovo la tortiera e dello scotch. Con lo scotch attacchiamo la nostra retina tutta intorno. Ce la posso fare? Tutta intorno, ok? Non fa niente se dietro rimarrà vuoto, perché tanto poi lo dovremo attaccare al nostro cartellone. Questo dovrebbe essere più o meno il vostro nuovo canestro. Prendiamo quindi il nostro tabellone. Con la matita, insieme alla mamma o al papà, appoggiamo il nostro canestro vicino al tabellone e dobbiamo segnare 4 puntini, uno sopra, uno sotto l'altezza del canestro, sia di qua che di là, un punto qua e un punto qua. Dove abbiamo fatto i segni facciamo dei buchi e ci inseriamo lo spago. Qui leghiamo un filo per appenderlo e qui chiudiamo dietro per legare il nostro canestro. Dopo averlo appeso siamo pronti per giocare. Mandatemi le foto dei vostri canestri.